della dottoressa Antonella Freno, presidente di Italide. Allora, Italide, quando c'è la chiamata verso gli scopi di solidarietà e beneficenza, è sempre in prima linea. Grazie ad una presidente così ricca di charme, ma soprattutto di karma, che è molto importante oggi. Ciò che serve come base e substrato di una solidarietà che si articoli attraverso una partecipazione convinta ed appassionata a causa come End the Hand for You Now, che rappresenta un obiettivo ulteriormente evidenziato e sancito da Bianca Maria Lucibelli e da Maria Carla Ciccioriccio con il Rotary Club Nord-Ovest. Italide si pone a fianco di un'iniziativa concreta che attraverso questa serata che richiama la bellezza ed i valori evocati del fascino della primavera, dalla margherita simbolo e metafora di una natura che si rinnova e che si offre, accoglie e fa proprio questa missione di aiuto sinergico a quelle popolazioni affinché proprio si possa sempre di più debellare una malattia che, come dire, ancora rappresenta un motivo di preoccupazione in molte parti del mondo. In prima linea con lei, dottoressa, peraltro nota paladina di cause di beneficenza per affermare questo valore alla vita, quest'inno ad un'umanità che si ritrovi non accanto soltanto ad una serata di festa, ma accanto soprattutto al valore, quello di quell'umanità che si identifica in una vicinanza, in una prossimità e soprattutto nell'attenzione alla sconfitta di patologie che rappresentano un vero e proprio momento di sofferenza per l'umanità. Ed è vero, Antonella Freno è molto preparata su questo argomento, come del resto su tanti altri, di cui Italide si occupa da tempo. Dottoressa Freno, vogliamo ricordare i prossimi appuntamenti di Italide, ma soprattutto, al di là degli appuntamenti, che cosa ha intenzione di fare Italide per questo anno che si affaccia alla primavera, quindi un rifiorire, no? Abbiamo la margherita emblematica che lei ha citato. Sì, un rifiorire di volontà e soprattutto un rifiorire di impegno, quell'impegno sancito da una coscienza sicuramente italiana che vuole vedere il paese protagonista di una fase differente, una fase alternativa alla quale diciamo si evidenzino con particolare tono proprio quelle storiche priorità, le priorità intanto del lavoro, della eguaglianza, della solidarietà, quel paese che sia finalmente primo in un'Europa molto più orientata a prospettive umanitarie che all'abbattimento proprio di dei veri e propri steccati, che si crea una coscienza italiana sempre più rafforzata proprio da quella esigenza di identità nazionale, un'identità che non affiori solo all'ascolto dell'inno di Mameli, ma che l'Istituto Europeo di Cultura Politica Italide, che ho l'onore di presiedere, pone in evidenza soprattutto in quell'esigenza di riforma che a livello legislativo appare via più necessaria per riprendere una marcia ad una sola velocità con il resto dell'Europa. Grazie alla dottoressa Antonella Freno.